Buongiorno a tutti, bentrovati sul canale. Eccoci finalmente col video sui prodotti finiti. Sono tanti prodotti, li ho sistemati tutti nella solita bacinella, questa qua che uso per stendere, e mi sono preparata la borsa qua vicino, così man mano che ve li mostro butto tutto nella borsa e poi andranno nella differenziata. Allora, direi di iniziare. Non vi so dare un periodo, sinceramente, penso che sono prodotti finiti di 2 o 3 mesi. In realtà per essere 2 o 3 mesi non c'è tantissima roba, però comunque era arrivato il momento per liberarmene. Allora, direi di iniziare, non ho diviso per categorie, cerco di dare un ordine magari proprio così in diretta, pescando, ma non vi garantisco. Allora, inizio vedo qua dei prodotti per i capelli. Ho finito questo shampoo della Garnier Fructis Puliti e Brillanti. Questo era lo shampoo illuminante con acqua d'uva e aceto di frutta. Capelli spenti, 5 volte più brillanti e senza siliconi. Questo qui l'avevo trovato di sicuro in offerta, da Tigotà, penso, a meno di 2 euro, comunque un prezzo molto, molto piccolo. Mi è piaciuto, un buono shampoo, faceva schiuma, lavava, era comunque delicato, non andava a seccare troppo i capelli e poi li lasciava puliti. Ora, illuminante, sinceramente non vi so dire, non è che abbia notato chissà che differenza di luminosità sui capelli, però comunque un buono shampoo. Poi, sempre della Garnier Fructis, sempre uno shampoo, questo qui invece è la versione purificante, con acqua di cocco e agenti purificanti, quote grassa e punte secche, sempre senza siliconi. Anche questo mi è piaciuto, sinceramente a livello di efficacia, di pulizia, non ho trovato chissà che differenze con l'altro. Molto simili, ecco. Sì, uno shampoo carino, anche questo qua, insomma, soprattutto per il prezzo che ha, secondo me si può fare. Poi, sempre per i capelli, ho finito questa maschera della Garnier Ultra Dolce, la maschera rimedi d'acero con olio di mandorle e linfa d'acero per capelli sciupati e danneggiati, rivitalizza e ripara. Questa qua. Io l'ho presa, sincera, più che altro per la confezione, per il pack che è troppo carino e autunnale con la foglia, molto molto bella. E comunque devo dire che mi è piaciuta proprio a livello di prodotto sui capelli, una maschera molto valida, andava ad ammorbidire, a togliere i nodi, lasciava i capelli appunto più districati, più lisci, buona. Tra l'altro un buonissimo profumo, che buono, che rimane anche sui capelli. Molto molto carina questa maschera, a differenza anche di altre, sempre di Ultra Dolce, che non mi sono piaciute così tanto. Adesso non ricordo in particolare quali, però forse quella allo yogurt. Vabbè, comunque ne avevo provate altre. Questa qua è più efficace proprio sulle lunghezze, molto molto buona. Poi un'altra maschera per i capelli. Con i capelli lunghissimi ne sto finendo veramente tante perché le uso a volte proprio al posto del balsamo, a volte pre-shampoo. Ne uso tanta, quindi vanno via proprio come l'acqua. Della Pantene è la linea Forti e Lunghi, Biotina più Bambù, maschera protezione cheratina. Anche questa mi è piaciuta, spero che si veda, non so mai come metterle perché anche oggi il tempo è uggiosissimo, infatti c'è una luce un po' particolare. E molto molto buona, anche questa mi è piaciuta, questa qua contiene siliconi, quindi ve lo dico. Piccola parentesi, sto, magari non tutti guardano tutti i video, giustamente, sto utilizzando prodotti con i siliconi, o meglio, non solo con siliconi, diciamo che prendo un po' quello che trovo e quello che mi ispira, perché in questo momento utilizzo un prodotto che mi ha dato la parrucchiera per le punte, contiene siliconi, quindi non sto lì a diventare matta. Se mi va di provare qualcosa che li ha comunque all'interno dell'INCI, lo faccio senza farmi tanti problemi. Devo dire che mi è piaciuta molto anche questa maschera, questa l'avevo presa su Amazon, mi sembra. Anche qua profumo buonissimo, molto fruttato, una buona maschera, insomma, fa quello che deve fare una maschera. Ok, poi visto che siamo in ambito capelli, continuiamo con Ultra Dolce. Non faccio apposta, giuro, non mi paga la Garnier. È che mi sto trovando bene con questi prodotti, quindi costando anche poco, trovandoli spesso in offerta, ne approfitto. Questo qui è lo shampoo purificante Argilla Dolce e Cedro con estratti di origine naturale adatto per capelli grassi. Qua dice che assorbe e purifica capelli morbidi. Allora,
Devo dire che questo è un mi. Sì, facciamo un po' un misto, top e flop, prodotti finiti, ma chi se ne frega. Allora, pulizia, ok, però è secondo me un po' troppo lavante, un po' troppo aggressivo anche per me che ho i capelli grassi e comunque non mi va a tenere il capello più pulito, anzi, secondo me. Essendo così aggressivo, va un po' a stressare troppo la cute e poi il pericolo è quello che lei per difendersi vada a produrre ancora più sebo. Quindi non è uno shampoo che mi è piaciuto, non lo ricomprerei, nonostante comunque il prezzo, il profumo è molto buono come tutti questi prodotti, tutto quello che volete, però no. Poi, allora, vediamo se riesco a trovare. Ecco qua, sempre capelli. Ho finito questo balsamo. Questo invece è un prodotto biologico della Omia. È il balsamo capelli eco biologico con argan del Marocco, nutriente per capelli secchi, certificato ICEA. Questo qua l'ho anche tagliato. Mi è piaciuto molto, molto, molto buono come balsamo, va a districare. Devo dire che questa linea in particolare mi piace tantissimo. Anche le maschere, che è tantissimo che non acquisto, però mi piacevano tanto. Ho provato anche qualche shampoo e mi è piaciuto. Forse sono stati i primi prodotti con cui mi sono proprio approcciata all'EcoBio, mi sembra, perché si trovavano più facilmente anni e anni fa. Non c'era tutta questa scelta, insomma, nei negozi. E mi ricordo che questa linea qua invece praticamente c'è sempre stata e niente, mi ha aiutata a scoprire il mondo dell'EcoBio. Comunque è ottima veramente, sia le maschere per i capelli, anche il balsamo buonissimo, anche gli shampoo, magari riproverò qualcosina. Poi eccoci qua con il mio adorato, l'ho tagliato e l'ho anche messo storto, aspettate che lo sistemiamo, della Sunsilk, ricarica naturale, cocco e aloe vera, la linea 1 Minute Wow, trattamento intensivo per capelli secchi, nutre senza appesantire, questo è un ottimo inci, tra l'altro non sto qua a dirvi troppo, sapete che lo adoro, lo devo sempre ricomprare, faccio scorta quando lo trovo in offerta e quindi lo vedete praticamente sempre da quando l'ho scoperto. Poi shampoo a secco, ho finito questo qui di Batiste, è lo shampoo per capelli scuri, quindi è quello che non ha la polverina bianca, non vi lascia residuo, insomma, quando lo utilizzate. Buono, mi è piaciuto, fa quello che deve fare uno shampoo a secco, quindi io come lo utilizzo? Non lo uso al posto dello shampoo, ovviamente lo uso proprio nelle situazioni di emergenza e chi ha i capelli che si sporcano facilmente sa di cosa io stia parlando. Quindi quando magari la mattina sono di corsa, devo andare al lavoro, la sera prima non li ho lavati perché ho fatto i calcoli che dovevo lavarli lo stesso giorno, ok, quindi tutte queste pare mie mentali, ma ripeto, chi ha i capelli grassi sa di cosa si tratta. E quindi lo uso proprio in quei casi in cui voglio essere a posto, voglio avere i capelli comunque che sembrano freschi, puliti e anche più voluminosi perché dà un po' di volume e quindi vado su un prodotto del genere proprio all'occorrenza. Questo mi è piaciuto, fa quello che deve fare, appunto, essendo scuro non lascia neanche i residui tipo borotalco sui capelli, che non è proprio bellissimo da vedere. E nulla, quindi assolutamente consigliato. Questo qui l'avevo preso forse sul sito di Notino o Make Up, ora non ricordo, comunque l'avevo pagato anche poco. Poi, altra maschera, sembra che io mi sia fatta praticamente solo maschere per i capelli in questo periodo. Della linea Bio Boutique La Rosa Canina, questa è la Bananas, maschera lisci perfetti per capelli lisci. Non mi ricordo sinceramente se mi è piaciuta o no. Mi sembra di sì, Madonna, ma che luce terribile c'è! Però non ricordo, di sicuro il profumo è buonissimo. Sa proprio di banana, sembra yogurt alla banana, molto goloso. Mi dispiace, ma non ricordo, e piuttosto che dirvi cavolate, non vi dico niente. Comunque, questa è terminata. Guardavo se c'era altro per i capelli, ma non mi sembra. Dopo
cosa sai? Ah sì, shampoo, balea, questo qua ho trovato la mini taglia che ho trovato nel calendario dell'avvento, quindi la linea invernale, insomma, natalizia, era uno shampoo, non mi ricordo cosa ci fosse all'interno, c'è vaniglia, vabbè, c'è tutto scritto in tedesco, non capisco niente. Mi era piaciuto, carino, buono anche il profumo. Un po' di arancia candita, molto buono e adatto al periodo. Carino, non vi so dire nulla di che, insomma, l'ho utilizzato forse per 2 volte, 2 applicazioni, faceva schiuma, delicato, non mi ha creato nessun tipo di problema, però ecco, l'ho utilizzato per poco tempo, non per un periodo continuativo. Poi, niente, andiamo con. Vabbè, sapone mani, finito questo qui, finalmente non ne potevo più. Della Avon, era una linea limited edition natalizia, gingerbread, idratante, appunto sapone per le mani. Molto carino, perché è molto carino, vedete, tutto decorato, molto natalizio, però mi ha proprio stufata, non solo a me ma anche al mio ragazzo. Oltretutto una profumazione di pan di zenzero, molto molto persistente, quasi fastidiosa, anche sulle mani si sentiva tantissimo e quando vi asciugavate le mani, dopo appunto averle lavate, l'asciugamano si impregnava di questo odore, una roba proprio brutta, terribile. Carina l'idea, carino per avere insomma un prodotto magari a tema natalizio in quel periodo, ci sta, però non mi è piaciuto tantissimo, oltretutto non l'ho neanche trovato così idratante, devo essere sincera, anzi seccava un pochino le mani, quindi diciamo che è bello solo così, esteticamente, però di sostanza ce n'è ben poca. Allora, poi andiamo con Yves Rocher, questo gommage per il corpo, linea natalizia ma non del 2022 ma del 2021, questo qui era alla mora, favoloso, ve ne ho già parlato, scusate ma mi è arrivato un messaggio. Buonissimo, veramente buonissimo, sia per quanto riguarda proprio, vabbè, il profumo è una cosa fantastica perché sa di mora, cioè, una roba pazzesca, mi viene voglia di berlo, ma a parte il profumo, l'efficacia proprio, questo qui lo chiama gommage, ma secondo me è un qualcosa di scrub, cioè è più efficace rispetto ai peeling, ai gommage classici. Si sente che comunque va a esfoliare il corpo, molto molto carino come prodotto, ha tantissimi granellini, molto sottili, buono, veramente buono buono. Sinceramente non ci speravo perché di solito queste linee edizioni appunto limitate, natalizie, sono più belle a vedere, però invece molto valido. Poi, deodoranti, allora ho finito questo, fantastico, della Conad, la linea proprio del Conad, Essentia, è il deodorante spray fresco, note di lime e zenzero, senza alcol, buonissimo, questo qui dura una vita, quindi se avete un Conad, cercate un deodorante, provate appunto questi. Questo qui, e ho provato anche quello all'avena, ottimo anche quello. Preferisco quello per profumazione, un po' più delicata, ma come efficacia sono veramente fantastici. Io non ci speravo, anche qui mi trovavo lì a fare la spesa, mi serviva un deodorante, ho detto ma sì, proviamolo. In realtà mi ha proprio sorpresa. Vi tiene tutto il giorno e se sudate, profumate di questo. Buonissimo, provatelo. Poi, solito detergente intimo, no, scusate, continuiamo con i deodoranti. Allora, l'altro è questo qui, Borotalco, con talco a cristalli attivi, 48 ore, profumo di talco e fiori di rosa, questo qua. Buono, mi piacciono sempre, questo era molto buono, un mix di fiorito e appunto talcato, e però quello del Conad è ancora più efficace. E poi anche questo qui della Dove, la linea 0% sali d'alluminio, alla pesca e verbena, go fresh, insomma questi, anche questo non male, ma vince sempre il Conad, buono anche il profumo, però vince l'altro, mi dispiace, stavolta Conad ha vinto su tutti. Poi stavo dicendo, e detergente intimo, questo qui della EOS, Bio Verde Intimo C, coadiuvante igienico in presenza di cistite candida, ve lo faccio vedere praticamente sempre, si può utilizzare se avete dei problemi, ma anche se non li avete, è un detergente intimo
che va bene un po' per tutti, antibatterico, ma comunque molto lenitivo anche, no, disarossante, come si dice? Se avete dei piccoli problemi di bruciore così in quella zona, questo vi dà proprio sollievo immediato. È un ottimo prodotto, io lo consiglio sempre. Sapete che appena lo finisco lo riordino, e ottimo, 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 buonissimo. Qua dice anche, ad esempio, se frequentate posti tipo palestre, che ne so, piscine, cose del genere, che sono magari un po' a rischio, ecco, di batteri. Proprio consigliato anche durante la gravidanza. Cosa ci dice poi? Gravidanza e post parto. Falso allarme e anche appunto in presenza di cistite candida. Quindi un prodotto veramente, veramente versatile e buono. Poi. Questo non l'ho finito io, ma ve lo faccio vedere. Maxi boccione di Pino Silvestre. Questo qua lo usa il mio ragazzo, è innamorato. A me non piace. Su di lui sì, però io non lo utilizzo, no, non fa per me. Poi, bagno schiuma. Questo qui invece è mio amato. L'erbolario. Questo qui me l'ha regalato la Vale quando ci siamo viste. Legni fruttati, bagno schiuma con nettare di pera ed estratto di legno dolce. Appunto della linea legni fruttati. Ma che luce terribile. Scusate la confezione, è anche tutta un po' schiacciata. Ottimo, buonissimo, buonissimo questo profumo. Io l'adoro, anche proprio il profumo per il corpo. È buonissimo, non so cosa dirvi, andate dall'erbolario e hanno usato, è molto molto buono, poi è anche delicato, insomma, io adoro i loro prodotti. Ok, allora. Sempre per il corpo, sempre l'erbolario. Questo qui invece l'avevo acquistato io. Linea Frangipani, penso la mia linea preferita. Non che io le abbia sentite tutte, però questo profumo è buonissimo. Avete visto che ho comprato anche il profumo per il corpo, che lo sto praticamente bevendo. Sono già a metà e l'ho da penso un mese e mezzo, 2 mesi. Devo darmi una calmata. Però è troppo buono. E questa qui invece è la Carezza Profumata, crema fluida per il corpo con estratto e acqua distillata di frangipani. Si assorbe subito. Buonissima. Il profumo, vi ripeto, è una cosa paradisiaca. Buonissima la consistenza, è proprio una crema abbastanza fluida che si assorbe subito, ma comunque ha proprio un alto potere idratante. Non va a nutrire la pelle, quindi non si tratta ovviamente, ma proprio la formulazione non è corposa, grassa, è una crema che comunque fa quello che deve fare, quindi va a idratare. Ecco, magari non adattissima nel periodo più freddo, se avete la pelle secca, no, però per me nei periodi autunno, primavera, forse estate anche troppo, potrebbe andare benissimo. E poi ha questo profumo che è una cosa assurda. Poi. Allora, ho finito questo. Un bagno schiuma di Douglas o Douglas Bubble Bath. Questa qui è la linea invernale, me l'aveva regalato una mia collega in un kit. Ah, non si vede nulla. Carino, un bagno schiuma classico, profumava di boh, di dolcino, non vi so dire di che cosa. Non si vede niente. Sweet Winter si chiama. Vabbè, comunque carino. Poi, queste mini taglie di balea, ho anche il doccia gel che cos'era? Aspettate che lo annuso. Molto carino, le confezioni sono bellissime. Ah, questo qui era sempre un po' arancia candita, molto molto buono. Poi il peeling doccia, anche questo molto carino. Devo dire che per essere un peeling si sentiva e appunto esfoliava la pelle. Questo anche un po' più, boh, non vi so dire che odore abbia, comunque molto carino. E poi anche la schiuma da bagno, che vabbè, è utilizzato come bagnoschiuma, è sempre, sì, sempre arancia candita, quindi queste qua finite. Poi, campioncino di Volga, il mare addosso, Laguna Colorada. Bacche di goji, questo qui l'ho finito, cioè l'ho utilizzato per una sola applicazione ieri quando facevo la doccia, mi è arrivato in un ordine di Bio Botica La Rosa Canina che vi ho già mostrato e molto molto carino veramente, a parte buonissimo,
È uno scrub con i granelli appunto che si sentono molto, lascia la pelle bella levigata e ha un profumo buonissimo, molto fruttato questo. Poi, finito questo tonico della Floss Lake Pharma, l'avevo preso sul sito Make Up, aveva mi sembra, aspettate che guardiamo qui, e praticamente faceva una sorta di peeling enzimatico, mi sembra, se non ricordo male, vabbè. E purificante, aspettate, che guardo. Sì, esatto, va a rimuovere le naturali impurità, residui di make-up, rigenera la pelle. Vabbè, comunque, questo prodotto qua mi è piaciuto molto, lo utilizzavo la sera. Se si vede, Floss Lake, boh. L'ho utilizzato appunto la sera e davvero va proprio a purificare tantissimo la pelle, a togliere quelle imperfezioni, quella patina un po' che magari ci portiamo insomma appresso dopo una giornata di fuori casa, quella patina un po' grigiastra, no, sto scherzando, però davvero va a tenere proprio pulito il viso e i pori. È un tonico astringente, non è per tutti, non è per tutte le pelli, insomma. Se avete una pelle estremamente reattiva, delicata, anche no. A me andava benissimo, poi lo utilizzavo solo la sera e ottimo, proprio visto la differenza, va proprio a tenere anche sotto controllo le impurità. Poi, finito questo pediluvio da una vita che ce l'avevo lì finalmente, di Balea, questo qui era l'urea, col 15% di urea, carino. Nulla di particolare, però comunque devo dire che lasciava i piedi belli morbidi, quindi sì, potrei anche riacquistarlo, un prezzo veramente piccolo. Poi, questo struccante per gli occhi dell'erboristica di Athenais è il Fast Remover Gel Struccante Occhi con succo di mela verde 100 ml. Allora, questo qui alla fine è stato un ni. Nel senso che sono andata a utilizzarlo poi in realtà per tutto il viso, quindi lo utilizzavo proprio come gel struccante su tutto il viso e andavo poi a fare un altro passaggio con una mousse detergente, un gel detergente, insomma, andavo a togliere tutti i residui. L'unica cosa, questo mi bruciava gli occhi, quindi insomma, essendo specifico per occhi, non è proprio il massimo, non contiene alcol. Mi sembra, avevo controllato, esatto, però c'è qualcosa che mi dà fastidio, non sempre, non me lo faceva sempre, ma spesso, e quindi non è un prodotto che riacquisterei, insomma, ecco, per questo motivo, capite bene che se mi bruci gli occhi, mi stai anche un po' antipatico. Poi andiamo con la Bioteca Italiana Acido Ialuronico, il siero concentrato, ottimo, di questo qua vi ho già parlato, ve l'ho fatto vedere anche su Instagram, non si vede niente, l'ho già riacquistato, ce l'ho già in utilizzo un'altra volta, è ottimo veramente, un acido ialuronico in gel, è un gel abbastanza liquido ma non troppo, quindi si stende benissimo sul viso, sentite proprio che va a dissetare il viso, la pelle lo risucchia. Rimane molto compatta, va a compattare, va a levigare tantissimo la pelle, la rende molto più morbida, più idratata. Poi comunque serve sempre uno step successivo per sigillarlo, però un ottimo siero all'acido ialuronico che costa poco, di facile reperibilità perché lo trovate da Tigotà, quindi se avete Tigotà, insomma, lo troverete di sicuro e costa intorno ai, penso intorno ai 5-6 euro, non di più. Veramente, veramente buono, mi è piaciuto tantissimo, tant'è che l'ho già riacquistato, appena l'ho finito sono andata a prenderlo. Poi, dentifricio, questo qui equilibra zenzero e rosmarino, ottimo, mi è piaciuto tantissimo, in realtà io lo zenzero e neanche il rosmarino non è che l'ho percepito molto, era un gusto molto fresco, appunto vi rimane l'alito bello, bello rinfrescato, dà proprio quella sensazione di pulizia. Buono. Ok, ci siamo quasi, eh. Poi ho finito questa cipria. Non mi ricordo più che cipria era. Molto bene. Perché qua mi è andato via. È la Stay Matte. Di che cos'è la Stay Matte? La L'Oreal. Che belle figure. Vabbè, era la 001 trasparente. Comunque era una cipria mattificante che in realtà mi è caduta. Era praticamente finita, poi mi è caduta e vabbè, insomma, ha tirato gli ultimi della Rimmel. Adesso vedo un po' in controluce della Rimmel.
Mi sa che l'ho anche riacquistata. Comunque, carina, costa pochissimo, l'avevo presa su Amazon, che è praticamente sempre in offerta, e mi è durata la vita. Tantissimo tempo e niente, era ora di cambiarla, insomma, comunque una buona cipria. E poi due profumi, perché sì, mi sto dando lo smaltimento profumi. Allora, ho finito questo profumo della Yves Rocher, ve lo dico in italiano, che in francese è meglio che lo lasciamo a chi lo sa parlare. Cuore della notte. Buonissimo. Mamma mia, quanto ho amato questo profumo. Questa è la mini taglia, forse da 30 ml, non c'è neanche scritto. Esiste anche la taglia più grande, non lo riacquisto perché ho altri profumi da smaltire, da utilizzare. Buonissimo, se amate le profumazioni, e questo qua è strettamente invernale, autunnale, invernale, un profumo vanigliato, ambrato, ma una vaniglia molto speziata, molto più che speziata è molto calda, è un profumo proprio che ti scalda, avvolgente. E a me, vabbè, ricorda tantissimo il Natale perché forse lo usavo di più in quel periodo. È pazzesco, questo profumo è buonissimo. Non ve lo so proprio descrivere benissimo, ma la sensazione che mi dà, se devo collegarlo a un'immagine, è proprio lo stare seduti su non so, un divano con una bella coperta, avvolti da una coperta davanti a un caminetto con una cioccolata calda. È proprio così, ecco. Queste descrizioni molto evocative, comunque è buonissimo. Poi un altro profumo che ho finito è questo qui di Iodei, ma aspettate che... Ok. Iris, che è praticamente l'equivalente di Alien. Buonissimo. Io avevo anche l'originale e vi dico che questo mi durava di più. Poi dipende sempre dal pH della pelle, cambia da persona a persona. Per me è praticamente identico. Io non ho un naso sopraffino, quindi probabilmente chi è più esperto noterà anche delle differenze. Per me è veramente identico. Buonissimo. Persiste, dura tantissimo anche sui vestiti. E a me piace tantissimo questo profumo, molto, molto buono, mi è durato tantissimo, era un flacone da 100 ml, credo. Ma perché non trovo mai le cose quando le cerco? Sì, 100 ml mi è durato tanto, ho avuto periodi in cui lo usavo praticamente tutti i giorni, io vado un po' così con i profumi, vado un po' a momento e a periodi. Buono, vabbè, penso che Alien più o meno lo conoscano tutte le persone come profumo, però vi dico che questo è una validissima alternativa, ecco, è come si dice, non un'imitazione, un'ispirazione, sono profumi ispirati a, veramente valida, molto molto buona. E basta, ho finito. Questi qua sono tutti i prodotti che ho terminato in questo periodo, non vi so dire appunto in quanti mesi, comunque forse non sono tantissime cose, però qualcosina c'era, dai, di interessante. Ci vediamo prossimamente e niente, un abbraccio. Non si aspetta.